forse me lo ricordo e non lo devo leggere. Il primo per Biancaneve, 1937. Il secondo, no, cioè, anche se è brutto, che fa schifo, cioè, beh. Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare di una fettina della mia infanzia, ossia di Walt Disney. Walt Disney nasce a Chicago nel 1901 e muore a Los Angeles nel 1966. Walt Disney è stato animatore, imprenditore, disegnatore, cineasta, doppiatore e produttore cinematografico. È riconosciuto principalmente come padre dei film di animazione, ovvio. Ha creato anche Disneyland, io non lo ringrazierò mai abbastanza per aver fatto ciò. È anche molto noto per la sua abilità di narrazione delle storie. È anche conosciuto come stella della televisione e come artista dell'intrattenimento. Disney è la persona che ha vinto più Oscar nella storia del cinema. Ha avuto infatti 59 nomination e 26 vinte. Tra cui 4 Oscar onorari, il primo per Topolino nel 1932, il secondo per Biancaneve nel 1937, il terzo e il quarto nel 1942. Inoltre nel 1956 ha vinto il David di Donatello come miglior produttore straniero con Lilli e il Vagabondo del 1955. Io ho visto principalmente lungometraggi, quelli definiti classici Disney, che sono stati prodotti dalla Walt Disney Animation Studios, che ha sede a Los Angeles e che produce il film di animazione per la Walt Disney Company. Lo studio ha prodotto 58 lungometraggi. Io a citarveli tutti, sinceramente non avevo voglia, cioè proprio no, poi non mi piace fare un elenco di 58 lungometraggi. Ho semplicemente pensato che per dirvene alcuni, almeno il mio preferito, ho deciso di fare poi un Disney Tag. Comunque dovete semplicemente sapere che tra questi 58 non sono presenti i film Pixar e i sequel, come per esempio Il Re Leone 2, Il Re Leone 3, Coda Fratello Orso 2, questi sequel, insomma. Comunque, ora, come dicevo poco prima, passiamo al tank, così almeno vi faccio sapere un po' le mie preferenze. Allora, prima domanda: qual è il tuo film Disney preferito? Io risponderei con due film Disney, perché sì, cioè non potevano metterne uno solo, ossia Mulan e Il Gobbo di Notre Dame, che sono i miei preferiti in assoluto, li adoro tantissimo. Domanda numero due: quale scena di un film Disney vorresti vivere? Io vorrei vivere la scena di Wendy che incontra Peter Pan, credo sia un incontro dolcissimo, bellissimo, cioè adoro. Poi anch'io sceglierei così d'impatto di andare con lui nell'isola che non c'è, perché chi non vorrebbe rimanere bambina? Domanda numero 3: un momento indimenticabile che è trascorso nei parchi di divertimento. Ovviamente io non posso non citare Disneyland Paris. Sono stata quando avevo 10 anni, 11 anni, non ricordo, comunque più o meno. Ovviamente non ricordo proprio benissimo tutti i momenti che ho trascorso da Disneyland, perché sono stati tantissimi, sono stati tutti bellissimi. È un ricordo di Disneyland molto particolare, molto bello, forse uno dei più belli che ho. Però uno in particolare mi piaceva tantissimo, ossia le foto che ho fatto con Cars, perché sì, c'erano tutte le macchine di Cars, cioè tutti gli amici suoi bellissimi, adoro, io mi sono fatto tutte le foto con le macchine di Cars. Un altro ricordo che mi piace sempre ricordare è stato quando ho fatto la giostra di Indiana Jones insieme a mio padre, che poi Indiana Jones non è neanche una cosa Disney, quindi non so che cosa c'entrasse con Disney Paris, però va bene. E ho un bel ricordo di quella giostra, adoro. Poi mia mamma mi ricordo che si era tipo impanicata perché io ero piccola, avevo 10 anni, e quindi cioè, cercava di entrare e impedirmi di fare questa giostra, ma non l'hanno fatto passare perché ovviamente era con mia sorella piccola che, essendo tipo una nanetta all'epoca, non poteva entrare perché era bassa, appunto, ora è diventata più alta di me, ma va bene, grazie, cioè.
Domanda numero 4. Se dovessi essere un principe, chi saresti? Allora, io non ci ho mai pensato a chi, cioè a quale principe vorrei essere. Ci ho pensato solamente quando ho visto questa domanda. E Christophe, cioè io l'adoro Christophe. Cioè. Domanda numero 5. Se tu invece fossi una principessa, chi saresti? Sarei Jasmine, perché io l'adoro Jasmine. Poi è bella, cioè. È bella, mi piace. Sì. Domanda numero 6. Quale personaggio Disney ti somiglia? Credo che mi somigli molto Tiana, la principessa del Ranocchio. Numero 7. Se dovessi scegliere un personaggio Disney come tuo amico, chi sceglieresti? Allora, io sceglierei ovviamente Quasimodo, il gobbo di Notre Dame, perché chi meglio di lui può essere un amico sincero. Numero 8. Quale scena Disney ti fa piangere ogni volta? Allora, sempre di Notre Dame, la scena della ruota, quel povero Quasimodo che è lì sulla ruota, che gira, tutti lo prendono per il culo, gli lanciano le cose. 9. Qual è il cartone Disney che hai visto più volte? Ovviamente Mulan e il Gobbo di Notre Dame, che sono anche i miei preferiti, come dicevo prima nella prima domanda. Che giro di parole, raga, ma che è oggi? Cioè, ma io non lo so. Domanda numero 10 e ultima. Io ne ho due. Via di qua del Gobbo di Notre Dame, ovviamente. Ma vabbè. E posso farla di Hercules, che sono le mie canzoni preferite in assoluto dei cartoni Disney, ma ovviamente ci sono tantissime altre che mi piacciono, però queste due sono le mie preferite in assoluto, non posso non sceglierle. Io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perdete nessun altro video. E nel profilo Instagram è in descrizione se mi volete seguire, se no non fa niente. Sì, invece fa, male a voi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Là fuori in mezzo a tutta quella gente che non sa che fortuna essere normali, liberi di andare in ogni luogo, giù in città. Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me. Dalla gente mia, quando passerò, mi saluterà dicendo questa è casa mia.